Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepareremo insieme muffin al cioccolato. Oggi prepariamo i muffin al cioccolato che noi tutti conosciamo e praticamente a tutti piacciono. Vi faccio vedere gli ingredienti e come si preparano. Ecco i nostri ingredienti: ci occorreranno 300 g di zucchero, 300 g di farina, 2 g di bicarbonato, 6 g di lievito per dolci, 180 g di latte, 100 g di cioccolata fondente, 70 g di cacao amaro, 4 uova e 150 g di burro ammorbidito. Iniziamo subito con la nostra preparazione. Abbiamo qui il burro morbido che ho fatto ammorbidire appunto a temperatura ambiente e lo trasferiamo in una ciotola più grande. Insieme mettiamo anche lo zucchero, poi con delle fruste elettriche andiamo a fare proprio una crema col burro e lo zucchero. Ci fermiamo un attimo, raccogliamo quello che c'era nei bordi per portarlo al centro. Vedete, si sta formando proprio una bella cremina. Continuiamo a montare per un po', almeno un altro minuto. Adesso possiamo aggiungere anche le uova una per volta. Continuiamo a montare. Lasciamo che si incorpori bene il primo uovo, così ne aggiungiamo un altro. Aggiungiamo poi le altre. Sempre con lo stesso procedimento. Mettiamo quindi l'ultimo uovo e finiamo di montare. Ok, a questo punto il composto montato lo mettiamo un attimo da parte e pensiamo alle polveri. Quindi in un'altra ciotola setacciamo la farina e il cacao. Aggiungiamo poi il lievito e il bicarbonato. Mischiamo per bene. Adesso, una volta che abbiamo mischiato le polveri e formato il nostro composto montato, non ci resta che tagliare a scaglie il cioccolato fondente, che poi dovremo unire al composto.
Fatta questa operazione, riprendiamo il nostro composto delle uova con lo zucchero e il burro. Riprendiamo con le fruste elettriche a montare e aggiungiamo le polveri. Come al solito ci fermiamo per togliere dai bordi quello che, insomma, il composto che si è attaccato, lo riportiamo al centro. E poi da adesso in poi alterniamo un cucchiaio di polveri a un po' di latte. Il composto è pronto, guardate che spettacolo! Adesso in ultimo aggiungiamo il cioccolato fondente, super cioccolatoso. Quindi amalgamiamo così. Questo composto è per 12 muffin, quindi io ho già messo i pirottini usa e getta nella teglia da muffin da 12. Naturalmente possiamo decidere di mettere il composto o con dei cucchiai oppure con una sac à poche, tagliandolo la bocchetta naturalmente molto larga. A seconda di quanto riempiamo gli stampini verranno 12 oppure io sono riuscita a farne altri 5, quindi a seconda anche del vostro stampo, che può essere anche leggermente più grande e quindi accogliere un pochino più composto. Comunque ricordiamoci sempre dai 12 ai 15-16 muffin. Ora li inforniamo tutti ad una temperatura di 180 gradi per circa 30 minuti, modalità statica. Una volta terminata la cottura, ho lasciato un attimino intiepidire nella teglia e nei pirottini i nostri muffin, e poi li ho tolti, li ho messi in queste pietre da portata. Sono belli dark perché sono cioccolatosi al massimo, come vi dicevo prima. Sono buonissimi per esempio con il tè oppure con un bel cappuccino, o se vogliamo farlo diventare un dolce strepitoso possiamo eventualmente fare anche un bel frosting, magari col mascarpone e con un po' di cioccolato dentro. Insomma, possiamo veramente sbizzarrirci al massimo con la nostra fantasia, se no li lasciamo così semplici, che sono veramente ottimi. Ne prendiamo uno anche se ancora sono caldi. Io però ve li voglio far vedere, come sempre voglio far vedere dentro come sono. Vedete, si toglie benissimo la carta e poi lo tagliamo a metà. Wow, guardate dentro. Naturalmente c'è ancora il cioccolato, qualche pezzettino di cioccolato ancora che si sta sciogliendo, perché come vi ho detto sono ancora caldi. Io una prova assaggio la farei giusto per essere sicuri. Poi guardate, sono extra morbidi, proprio buonissimi. Tagliamo un pezzettino, guardate, ci sono anche le scagliette di cioccolato, veramente una goduria per chi ama il cioccolato, sono un paradiso. Buonissimi, veramente buonissimi.
fateli perché ne vale la pena accendere il forno anche in questo periodo. Se vi è piaciuto il mio video dei muffin al cioccolato, mi raccomando, fate un bel like, e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica, così non perdete nessun video. Venite a trovarmi anche sui miei social, che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi anche il mio sito internet, che è www.laricettedifranci74.com, e mi raccomando, non perdetevi il prossimo video, perché io vi aspetto. Ciao!